È stato presentato questa mattina a Palazzo dell'Emiciclo il bando di concorso per la 18ª edizione del premio Guido Polidoro. Il bando è riservato a giornalisti, professionisti e pubblicisti che potranno presentare gli articoli e i servizi pubblicati tra il 1 novembre 2018 e il 31 ottobre 2019. I testi dovranno riguardare aspetti significativi della cultura, dell'economia, della società e delle tradizioni popolari abruzzesi. L'evento, che quest'anno è stato patrocinato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, che ospiterà anche la premiazione finale. Mi fa molto piacere aver patrocinato e sostenuto economicamente con il Consiglio regionale il premio Polidoro, che ricorda la figura di un grande giornalista, che nel caso ha anche un congiunto che è un nostro valentissimo funzionario proprio in Consiglio regionale, e il tema di quest'anno del premio è le minacce che i giornalisti ricevono. Io credo che in Abruzzo ci sia la sufficiente libertà di stampa, non mi pare che ci siano compulsioni alla libertà di un professionista di dire la sua. Il problema è che c'è un problema di sostentamento economico della libera stampa. Che un giornalista può essere anche libero, ma se non ha la possibilità di esercitare la sua libertà diventa più frustrante che avere contrasti. Quindi il tema del sostegno, voglio dire, all'editoria è un tema che noi dobbiamo portare velocemente in approvazione in Consiglio regionale. A presentare l'edizione 2019 è stato il presidente dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta, che ha annunciato come ospite del premio Polidoro il giornalista calabrese Michele Albanese, che vive sotto scorta dal 2014 per le minacce ricevute dall''Ndrangheta. I temi sono i soliti, questo è un bando di concorso rivolto a tutti i giornalisti che si sono occupati dell'Abruzzo nei suoi diversi aspetti, economico, sociale, culturale, delle tradizioni popolari. È solo che quando noi celebriamo il premio Polidoro, un momento particolare di questo premio lo dedichiamo alla riflessione sulle nostre questioni, le problematiche dell'informazione. E quest'anno lo vogliamo dedicare, dopo aver affrontato i problemi della deontologia, dopo aver affrontato i problemi della riscoperta di importanti giornalisti che hanno dato vita a momenti rilevanti nella storia di questa nostra professione, lo dedichiamo alle minacce, alle ritorsioni, alle intimidazioni nei confronti dei giornalisti.